Buongiorno a tutte ragazzi, nuovo video tutorial stamattina. Stamattina andremo a fare un video tutorial di un bracciale. Allora, non so se avete visto sul mio canale, io ho realizzato gli orecchini Roma, che è un mio modulino, e di questi ho creato anche il ciondolino che sta andando alla grande. Già questo è il quarto che faccio. E gli orecchini, adesso gli orecchini non ce li ho qua vicino, però adesso ve li vado a prendere. E allora ho detto, ma perché non realizzare anche il bracciale? E così mi sono creato un modulino piccolino per fare il bracciale, che adesso vi faccio vedere. Allora, questo è il ciondolino, mettiamo qua. Questo è il bracciale che io ancora non ho completato, adesso lo completeremo insieme. Questo è il modulino che io ho fatto, ognuno è separato, e poi li vado ad attaccare con le perline, con i mezzi cristalli e le miocchi. E allora andiamo a fare il modulino del bracciale Roma. Quello che ci servirà è intanto le perle, queste qua, questo bellissimo colore che è un 6 mm, e sono le perle di vetro cieco Powder Light Gold, e ci servono sia di questa misura che la misura questa qua più piccolina, che io me ne sono rimaste pochissimo, che è la 3x4, sempre dello stesso colore. Poi ancora ci serviranno le Miyuki 110, eccole qua. Questo è il colore, è Duracoat Galvanized Gold. Poi ancora ci serviranno i mezzi cristalli che io sto usando in questo bellissimo colore, che è un 3x4, è un nocciola, comunque molto bello come colore. Poi ci servirà una chiusura per il bracciale, uno spezzone di catena che mi servirà come prolungamento per agganciare il moschettone. E poi l'ago e il filo che sto usando è questo qua, lo 020, che mi trovo molto bene. Penso di aver detto tutti i materiali, possiamo iniziare a fare il modulino. Allora, io mi sono portata avanti, ma nel senso avanti, che poi è una semplicità. Praticamente ho messo sul lago 4 perle da 6 mm alternate a 4 Miyuki. Ho chiuso a cerchio, ho fatto i nodini ed eccoci qua. Quindi adesso noi cosa facciamo? Entriamo nella Miyuki. Ok, e andiamo a mettere sul lago 3 Miyuki 110. 1, 2, 3. Eccole qua, e rientriamo nella Miyuki. Facciamo il giro così e ci ritroviamo qua. Eccoci qua, abbiamo finito il giro, adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo entrare nella perla da 6 mm. Ecco, naturalmente se lo volete fare un altro giro del rinforzo, fatelo, così il bracciale viene bello resistente. Io già l'ho fatto. Entriamo nella prima Miyuki, nella seconda, e mettiamo sul lago. Aspettate che non sono. Ecco. E mettiamo sul lago una Miyuki 110, un cipollottino 3x4, una Miyuki, una perla 3x4, una Miyuki, un cipollottino e una Miyuki. Questa è la sequenza che dovete mettere sul lago. Vediamo se me lo metto a fuoco, magari. Ho capito perché non me lo metto a fuoco, vediamo. Non gli piace, oggi il telefono non mi collabora, quando mai? Comunque ragazzi, questa qua è la sequenza che dobbiamo mettere sul lago, ed entriamo nella Miyuki di punta che ci viene qua, questa qua. Questo è quello che dobbiamo ottenere, e facciamo il giro e ci ritroviamo a fine giro.
Eccoci alla fine del giro, questo lo facciamo insieme. Entriamo nella perlina di punta, questa qua, la Miyuki, e rientriamo nel cipollotto e in tutte le altre per fare un giro di rinforzo. Allora ragazze, io ho fatto un giro di rinforzo. Che cosa facciamo? Ci fermiamo qua su questa perlina Miyuki. Adesso il modulino è finito, lo dobbiamo attaccare all'altro modulino. Scusatemi un attimo che lo prendo. Eccolo qua, lo dobbiamo attaccare a questo modulino qua. Quindi noi che cosa dobbiamo fare? Intanto sto togliendo un po' di cose che sono qua, di perline. Dobbiamo mettere sull'ago, adesso per attaccarlo all'altra punta opposta del bracciale, dobbiamo mettere qua sull'ago 2 Miyuki 11. Si muove il telefono. Un mezzo cristallo, una Miyuki, un altro mezzo cristallo e altre due perline Miyuki. Allora, la sequenza è questa qua, spero che me la metta a fuoco. Ecco, due perline Miyuki, un mezzo cristallo, una Miyuki, un mezzo cristallo, due perline Miyuki. E adesso che cosa facciamo? Portiamo tutta in basso, prendiamo il bracciale ed entriamo nella Miyuki, questa qua. Ecco, passiamo tutte le perline e usciamo dall'altra Miyuki, da qua. Eccolo, l'abbiamo agganciato dal primo lato, adesso lo dobbiamo agganciare dall'altro lato e dobbiamo fare di nuovo la stessa sequenza, quindi due perline Miyuki, facciamo insieme questo, due, un mezzo cristallo, una perlina Miyuki, un mezzo cristallo, due perline Miyuki ed eccole qua, entriamo nella Miyuki, questa qua, entriamo e attraversiamo tutte le altre perline, arriviamo, allora intanto questa, ecco, come se fosse facile col telefono davanti, però ci dobbiamo riuscire, una questione di principio, vediamo, ok, qua, ed usciamo dal cipollotto, e che cosa facciamo? Scendo dal cipollotto, dobbiamo salire, quindi che cosa facciamo? Saliamo nelle due perline Miyuki, nel cipollottino, ed usciamo dalla Miyuki, ecco questo qua, e mettiamo sul lago, allunghiamo un pochino il filo, un mezzo cristallo sempre della stessa misura ed entriamo nel mezzo cristallo, allora sì. Entriamo nel mezzo cristallo, vediamo se si vede, sì, lo vedete così, nel mezzo cristallo e attraversiamo tutte le perline perché adesso dobbiamo rinforzare, ecco, questo è quello che si è creato, vedete? Un incrocio. Adesso io ripasso qua per rinforzare un pochino il lavoro perché sennò mi viene tutto lento. Ok, ecco, questo è quello che noi dobbiamo avere, questo. Rinforzo e ci vediamo poi qua per fare la solina per agganciare il moschettone, ok? Ok ragazzi, allora io mi sono fatta tutto il giro per rinforzare e adesso sto uscendo da qua, quindi dalla perlina Miyuki, e andiamo a fare la solina per agganciare la catenella e il moschettone e andiamo a mettere sul lago 10 perline Miyuki. 4, 5, 6, 7. 8, 9 e 10 e rientriamo nella perlina Miyuki da questa parte, vediamo se riesco, poi quando il filo
si deve arricciare, non lo sopporto. Ok, ecco, abbiamo fatto le asoline, quindi una di qua e una di qua. Adesso la rinforzo, passo su tutto il bracciale di nuovo e poi ve lo faccio vedere con il moschettone e la catenella. A dopo. Ragazze, il bracciale è finito, eccolo qua. Io ancora non ho spezzato il filo, però mi faceva piacere farvelo vedere perché ancora lo voglio rinforzare, voglio fare ancora qualche altro giro con il filo. Questo qua è come viene, vedete, sul braccio molto bello, con queste perle molto luminoso. Ho messo da questa parte il moschettone, da questa parte ho aggiunto un pochino di catena, così magari la signora lo può giostrare come vuole lei al suo braccio. Ed eccolo qua, completato, modulino facilissimo, può fare anche una principiante, vedete? Questo è il ciondolino, è sempre della signora, e vi faccio vedere anche gli orecchini, eccoli qua, vedete? È completo. Questi però gli orecchini non sono un mio progetto, questi sono il progetto di un'altra creativa straniera, però io ho abbinato al bracciale e al ciondolino a Roma. Come vi sembrano? Che ve ne pare? Ditemi un po'. Faccio questa bella inquadratura. Io dico che sono molto eleganti. È un regalo di una ragazza che deve fare alla sua mamma per il compleanno, per i suoi 60 anni. Penso che farà un figurone. Ok ragazze, questo qua è tutto. Io vi saluto, vi auguro una buona giornata, un bacione e al prossimo tutorial e al prossimo video creazioni. Ciao ciao!